Vai, partiamo immediatamente col carnevale di Gorizia. Allora vogliamo, poverina, sai, tutti li passavano davanti. Come vuoi, lei è piccolina, è un gioiellino. Lo so, sì. È un gioiellino e naturalmente ci sono i grandi, non dico i nomi. Ok, bene, andiamo avanti, Cesare, eccoli qua, un altro carnevale, un altro gruppo. Questo è uno ispirato, mi sembra, all'Ape Maya. Penso. Esatto, laggiù in fondo non c'è il gruppo. Sono proprio un esperto di cartoni animati dei bambini, ma... Sì. Dal loro abbigliamento mi fa di capire che siano a loro ispirati. Benissimo, benissimo cari amici. Allora vi ricordo sempre Gorizia TV, questo 1 maggio che vi fa per voi. E ringraziamo le ditte che hanno sponsorizzato naturalmente. Benissimo. Ecco, allora le nominate. Sì, le devo nominare perché sono quelle che ti aiutano. Non è il comune che ti dà una mano, Tedere. Il comune ha il braccino corto, come ecco. Si dice in termino tennistico. Sì, allora mi raccomando, sempre l'uomo del parco. Attenzione, Cesare, il parco è il parco. Ecco qua il bruco, eccolo qua. Questo è un bruco, non riuscivo a capire. È un bruco, sai perché io lo so prima perché l'ho filmato. L'avevo montato il programma. Eccolo lì il bruco, Cesare con tutte le sue api. E adesso andiamo avanti con un altro gruppo. Questo di cosa hai vestito? Questo, qua ci sono carte da gioco. Poi c'è un po' di tutto, alberi. Un gran purpurì. Un gran giro. L'uomo della foresta, farfalle, orsacchiotti, girasoli, come il film di Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Esatto, qua dobbiamo dire che ha vinto sempre il carro di Villanova degli Udrio. Quest'anno ha sbancato, che li vedremo nella seconda puntata della prossima settimana. Esatto. Ecco, però li vogliamo curare perché ti hanno chiamato, è stato un carro veramente che gli abbiamo portato fortuna a cedere. Sì, sono stati bravi loro, ma noi gli siamo stati da valida mascotte. Esatto. Esatto, veramente bene, salutiamo Renato Zoff e tutta la comunità di Villanova e poi voglio salutare i grandissimi di Tricesimo. Anche quelli di Tricesimo, ecco. Mi hai tolto la parola di bocca, Roberto, infatti volevo anch'io ricordare l'attività. Fine della pubblicità e saluto sempre Susanna. Bene, allora andiamo avanti, voglio salutare il presidente. Volevo salutare l'opera meritoria di Nevio Cipriani, presidente della Proloco di Tricesimo, che venerdì 6 marzo, sempre a Tricesimo, terrà la presentazione della stagione dell'Udace di ciclismo. Di corse su strada. Benissimo. Quindi gli appassionati di ciclismo sono invitati. Benissimo. Alle 18:30. Benissimo. Ok, allora salutiamo anche il presidente, no? Sì. Ah, adesso hai nominato il presidente, salutiamo il vicepresidente. Il vicepresidente Emi Puschiasi, anche lui è diventato ciclista dopo una meritoria carriera podistica. Benissimo, salutiamo tutto lo staff, tutta la comunità dei Tricesimo. Benissimo. Anche la segretaria. Anche la grande segretaria delle segretarie, la potenza delle potenze. Adesso ascolta un attimo, pochi ma buoni, ascolta, eh. Ascolta. Il gruppo Spagaus, come sempre, fuori di testa. Pochi ma buoni. Pochi ma buoni. Eccoli lì. Bene, allora andiamo, questo è il carro di Gorizia. Allora... Non sono riuscito a leggere la scritta. Non importa, tu guarda il carro, Cesare. Allora c'è un... Sorvola. C'è una bella donna grande, perché Cesare è grande. Guardavo il porcellino. Eccolo lì. Andiamo a vedere con le nostre mami. A me mi piacciono le mami. Cerna Misieri. Ah, miseria nera. Eccolo lì. A me mi piacciono le mami. Sai che se i bambini sono curati dalle mami. Sì, di colore. Quelle belle, grandi, belle cicciottelle. Cesare, che ti curano. Che faceva, sì, la famosa... Via col vento. Quella del film Via col vento. Eccolo lì. Avanti, vai con la bicicletta. Arrivano le biciclette, finalmente un po' di ciclismo. Vedi, le nominate sono arrivate, gli anni 30 arrivano. Ecco, questa bicicletta, l'antesignana della bicicletta, si chiamava Drasina a suo tempo e non aveva ancora i pedali, ma veniva mossa con il movimento dei piedi che toccavano terra. Praticamente uno camminava stando seduto. Ah! Ah, questo non lo sapevo. La denominazione era Drasina, le ruote erano in legno. Però vedi dove che hanno i pedali? Sì, questa è già una variazione postuma, e avevano i pedali sulla ruota anteriore. Esatto. Bene, allora cari amici, attenzione, siamo quasi alle fasi di conclusione, qua abbiamo Heidi. Heidi, vedi Laura si è spostata, è andata in corso. E adesso avremo le ultime fasi, un pochettino... Con questo sculettamento, si può dire la parola, esatto, Roberto? Sì, il movimento del brasiliano, delle brasiliane, Cesare. No, le svizzere. Eh beh,
Come la Hunziker. Scura, Hunziker, certo. La Hunziker, Michael Hunziker, esatto. È di Svizzera. Di grande Germania, di grande Svizzera. No, Svizzera, andiamo, Svizzera. Andiamo avanti, eccolo qua, quando che il grande Cesare sente Froilan, gli si accendono anche le lampadine delle orecchie. Posso fare una lezione di storia? Ma velocissimo però. Il nome Svizzera deriva da un cantone della Svizzera. Vai, vai, veloce. Che si chiamava Ischwitzel. E da questo ha dato il nome a tutta la Confederazione. Benissimo, che c'è il Ticino. Ogni tanto, capito? Se possiamo mettere un po' di cultura anche nel nostro programma, non fa male. Ma noi abbiamo tanta cultura. Ne abbiamo tanta cultura, ecco. Bizzeffe. Hai visto prima c'erano Dame in Cappelle? Dame visto? In Cappelle, già. Lì a Österreich, Cesare. E c'era anche il Bacon Fiorito dell'Austria, Cesare. Eccolo lì. Bene, andiamo avanti con l'Aidi, questo grande gruppo. E dopo la prossima settimana vedremo il secondo tempo. E adesso andremo a vedere. Adesso andremo a vedere la cavalchina, la discoteca Joy, Abo Falcone. Abo Falcone, tuteliamo anche il bisiacco, non soltanto il tedesco. Esatto, vogliamo anche dire che nel sito siamo ormai siamo a 10.000, arrivati a 10.000. Quasi a 10.000. 10.000. Roberto ha promesso che la persona che cliccherà per 10.000 vincerà una consumazione di 10 euro a un bar goriziano da lui scelto. Ecco, però che pagherà Cesare, come sempre. Si può passare. Bene. E dire paga Roberto quando paga. Paga Roberto, lì. Siamo a posto. Ok, Cesare fa le dice. Bene, siamo alla fase del fine primo tempo.